cambia, intorno a noi cresce, matura, invecchia, muore. Noi no, noi resteremo lì, sempre uguali, ridicole, un po' sinistre, come due bambine di pietra in un cimitero. Non abbiamo conosciuto una cosa che fosse diversa da noi, che fosse reale. Tutto sommato, potevamo benissimo accontentarci di uno specchio. Nicky! È arrivato Nicky! De Marta! C'è Nicky! Marta! Nicola! Ambarabà, cicci, cocco! La civetta sul comò! Col cucù! La se Maria! E con sé la porta via! No! Nicky, perché la chiamate zia Marta se non è la zia di nessuno? È così. Anna è la nipote del suo primo marito e Claudia ormai vive qui da tanti anni. Hai visto? Sì, sono straordinari. Certo deve essere bello aver passato l'infanzia in un posto come questo. Nemmeno Nicky, sai, con tutti i suoi viaggi, in fondo sembra immosso da qui. Sempre la stessa faccia, lo stesso corpo. Inseguito per anni attraverso altre facce, altri corpi. Non per offenderti, Picchio, ma quando Nicky viene a letto con te, abbraccia un sogno. Che importa? Io non ho figli, capisci? Per compensare in qualche modo la morte. Lo so. Se Marta mi lascia allo scoperto, a cosa mi aggrappo? A niente. Io speravo che dicessi a me. Ma prima o poi quel brutto giorno dovrà pure arrivare. E noi dobbiamo essere pronte. Quando? Come quando? Quando saremo pronte?